Ciao a tutti, allora, a 2 settimane precise, come tra virgolette, d'accordo, fatto, va, mettiamolo così, nel precedente video, infatti se non sbaglio, l'ho caricato il venerdì appunto preciso di 2 settimane fa, ho fatto il nuovo video. Allora, io speravo vivamente di riuscire a tornare in divisione 1 con molta tranquillità e in maniera molto semplice, tra virgolette, cioè sì, con un po' di difficoltà, ma in 2 settimane ho detto, voglia se ce la faccio. Non è stato così. Non è stato così perché guarda cosa è successo. Qui sono in divisione 2, ho detto, vai, mi sono salvato, ora ce la faccio la prossima. E poco. Invece no, sono retrocesso. Sono andato allora in divisione 3. Cosa mi è successo in divisione 3? Questo. Mi sono salvato, ho detto, vabbè, dai, va male ora, ce la faccio dopo. Ma che? Mi sono risalvato un'altra volta. Poi finalmente ce l'ho fatta, c'era in divisione 2. Ed ora io sono bloccato lì. Allora, io come avete visto sono bloccato lì. Bloccato in che senso? Nel senso che, no, che non riesco, però non mi torna così semplice tornare su. Perché? Ho cercato un po' di ragioni, magari sul perché prima ce la facevo, ora no. Vedi. La serie, quando sono andati in due, mi pare, non so se c'è andato subito, insomma, diciamo dopo un tentativo, ecco, al secondo tentativo sono andato in divisione 1. Però ho detto, perché prima ce la facevano, no? Sarò peggiorato io, avrò sfortuna e troverò avversari forti forti. Questa che sto per dirvi non è assolutamente una giustificazione, però, cioè giustificazioni, perché è più di una. Però, secondo me possono essere cause. Allora, innanzitutto mi sono reso conto veramente di non trovare più magari persone con squadre normali. Sì, con magari giocatori forti, però niente di eccezionale, niente di superlativo, che mettiamola così. Ma bensì trovo gente che come minimo ha qualche giocatore che costa all'incirca sui 100.000 crediti. E ora i giocatori confronti a prima credo che siano un po' calati a livello di prezzo, quindi magari prima valevano molto di più. Gente che ha benissimo giocatori, per dirne alcuni, tipo Royce, non lo so, Robben a volte, Robben è uno che costa parecchio tuttora, costa più di 1 milione. Insomma, hanno dei giocatori comunque che a livello di qualità sono molto più forti rispetto a giocatori che trovavo qualche mese fa. E quindi non è che do la colpa a questo, però dico che potrebbe essere una delle cause principali per cui non riesco più a tornare su in maniera semplice come prima. E poi un'altra che secondo me, questa è stata tutta, tra virgolette, non nella psicologia, però nel me, nell'io interiore, diciamo che mi sono reso conto anche quando magari facevo video con la classica, tra virgolette, telecronaca live, mettiamola così. Io mi concentravo più sulla partita e entravo molto più dentro al gioco, mettiamola così. E quindi magari ci potrebbe essere anche questa come cosa. E infine, terza cosa, che credo sia quella più importante, io ho la rete FastWeb. E io, leggendo un po', mi sono reso conto che la FastWeb, io, parentesi, per chi fosse di Livorno, sa com'è FastWeb. FastWeb ha dato a tutti, pare, un nuovo modem, insomma, la fibra ottica, insomma, qualcosa che comunque fa andare in teoria più veloce la connessione. Ecco, io non ho assolutamente niente, sono rimasto purtroppo, ancora non mi è arrivato niente, alla vecchia, tra virgolette, vecchia, generazione di connessione di FastWeb, mettiamola così. E nulla, diciamo che no, che mi lagga, però mi sono reso conto, giocando magari con l'online, magari a casa di qualche mio amico, che a me mi va un po' peggio, diciamo, è leggermente ritardato, e credetemi, a volte sì, vuol dire tanto, non sempre, ma a volte sì. E quindi diciamo che non sono giustificazioni, però sono cause che magari non mi permettono di andare in maniera semplice, o perlomeno di andare normalmente nella decisione successiva. Ciononostante, ho deciso di vi do un'altra scadenza, ma è breve, massimo martedì, questo martedì che verrà, prossimo, di tornare a fare telecronaca live in qualsiasi divisione io mi trovi. Posso essere anche in D9, per dire, retrocedo tutto, io rifaccio. Rifaccio con voi, sperando che non ci siano problemi di connessione in primis. Insomma,
tornerò a fare Tecnocalive. Ho fatto questi video qui solamente per essere corretto, per quei pochi che mi seguono e che, tra virgolette, ci tengono alla serie, che appunto, come ho detto inizialmente nel video, mi ero dato una scadenza per 2 settimane, insomma, 2 settimane precise, ovvero venerdì, eccomi qua a fare il nuovo video. Insomma, e comunque nel frattempo mi sono un po' dato da fare, eh. Diciamo che poi vedrete da martedì una nuova, cioè nuova, si può dire, rigenerata, una formazione modificata, ecco, perché mi sono dato non tanto a fare squadre, tra virgolette, no, sperimentali, però, come si chiamano, ibride, insomma, che magari non c'hanno tutti i giocatori della stessa categoria, magari tipo tutti Serie A, tutti Premier League, tutti Bundesliga, no. Ho fatto un po' un misto che bene o male, anche se l'intesa non è al 100%, beh, pur sempre vende, a me basta vendere. So, avrete un po' qualche giocatore nuovo, qualche giocatore che non c'è più, che se riuscirò a... perché si è passato un po', se riuscirò a ricordarmi quelli che avevo e quelli che ho preso nuovi, magari farò una sorta, tra virgolette, elenco, altrimenti lo vedrete voi, insomma, questa è una cosa a parte. Comunque, io facendo queste cose qui, comunque, perché io, credetemi, ho giocato veramente, veramente tanto a FIFA. Io non so quante partite ho fatto. E credetemi, non che vi voglio colpare voi, no, assolutamente. Però l'ho fatto specialmente per voi, per il web, per la serie. Il fatto di giocarci così tanto, perché magari potevo fare altre cose, magari potevo mettermi a leggere, che fra l'altro mi sono messo a leggere libri piuttosto intrippanti per me, potevo giocare ad altro, perché ho preso comunque altri giochi, perché in questo tempo qui sono usciti altri giochi, ho comprato altre cose. Invece no. Ho voluto giocare specialmente a FIFA e farlo per voi, cercare di non finire la serie, però mandarla avanti in maniera adeguata. Purtroppo per ora questo non è possibile. Però, cosa voglio dire col fatto, cioè con questa cosa qui dicendo che ho giocato tantissimo a FIFA, voglio dire che ho fatto un po' di crediti. E oltre al fatto di magari rigenerare, come ho detto prima, un po' la formazione, mi sono dato un po' all'opening pack, che mi usa dire, no? Insomma, l'apertura di qualche pacchetto. E guardate un po' quello che è successo. Allora, apriamo il primo pacchetto. Allora, vedete che c'è qualcosa di strano, ovvero che, vabbè, io parlo, tanto ve lo dico di già, non è stato molto soddisfacente aprire questi pacchetti, quindi guardate quello che ho trovato per farvi capire un po' lo schifo, perché tanto, veramente schifi, schifi, schifi. Vabbè, quello l'unico che pensavo fosse, anzi, che valesse un po', che vedrete dopo chi è, in realtà non vale così tanto. Insomma, comunque... Ah, avete visto che c'è qualcosa di strano, ovvero che diciamo sono in inglese, mi sono dato l'apertura di pacchetti inglesi. Perché questo? Perché tramite, no, internet, però sentendo dire, appunto, ho sentito dire, scusate il gioco di parole, che ora avesse tedesco, per esempio, se non sbaglio, insomma, che aprendo pacchetti al di fuori dell'italiano c'è la possibilità di trovare, cioè più possibilità di trovare qualche giocatore forte, o perlomeno con un valore più alto. Ecco, io ho detto, tanto non mi costa niente, e ho aperto appunto pacchetti, così, diciamo, con l'impostazione lingua diversa, così, non deve cambiare. Chiaramente mi sono accorto che queste sono dicerie, almeno per quanto mi riguarda, sono solamente, tra virgolette, leggende, e non ho trovato nessuno. Infatti, continuiamo a vedere le schifi che trovo. Poi, aspetta, aspettate, io sono quelli lì che... è convintissimo che il giocatore raffigurato sul pacchetto possa significare, cioè non è stato messo a caso, ma bensì possa significare, non lo so, magari apri un portiere, è più possibile trovare i portieri, o perlomeno portieri forti, o bla bla bla, difensori così, o se no magari se apri pacchetti in una determinata maniera. Non lo so, magari tipo Messi, Higuaín, puoi trovare, poi c'è più possibilità di trovare il giocatore, così come Hazard, infatti apro qua esempio con Hazard. Insomma, non lo so, cavolate mia, che sono cose che ci crede, in realtà sono cazzate. Quindi quello che voglio dirvi è che poi magari potete trovarlo con Hazard, un giocatore forte, per dire, però a parer mio è solamente casualità. Questa era una parentesi. Comunque, qui mi sono dato addirittura, perché non mi bastava aver trovato gli scarzoni e gli scarti, perché sono scarti, nei pacchetti normali. Qui mi sono dato addirittura nell'aprire da quello da 15.000. È a lui il giocatore che diceva, vero Müller, che pensavo valesse non milioni o mila, mila, mila crediti.
No, però mi ha detto, ma forse un 20.000, toh, forse ci rifaccio la ricerca, so dire il pacchetto, magari qualcosa di più. No, l'ho venduto a poco anche lui, cioè, non chiaramente a 600, ma nemmeno a esuberi. Comunque, donc, siccome non bastava un pacchetto da 15, cosa ho detto? Ne apro un altro, ne apro un altro a 15.000, che butta soldi, chiaramente con la lingua diversa, sempre impostata così. Cioè, ragazzi, ma guardatevi, cioè, guardate che schifo, l'unico trovato di raro come giocatore è stato quello lì. Quello lì argento, che non mi ricordo quanto valeva o quanto vale tuttora, però, cioè, dai, io devo aprire un pacchetto a 15.000 per trovare quelle lì, cioè, per trovare le ossa rare, i contratti, ovvio. Comunque, qui mi sono ridato all'italiano, e ecco qui quello che ho trovato. Vabbè, non lo so, io lo perdi tanto per sprecare soldi alla fine, non so nemmeno chi potessi comprare e nemmeno quanti crediti poteva rimanere. Ora, chiaramente, la cosa che ci tengo a dire, diciamo l'apertura dei pacchetti, cioè magari uno dice come, prima c'avevi più crediti, ora di meno, poi un'altra volta più, vedete, cioè è casuale, cioè è stato, il video è montato così in maniera casuale, ho solamente deciso di mettere quelle lì dell'impostazione lingua prima, cioè l'impostazione lingua non italiana prima e poi vedere italiani dopo, così. Comunque, dai, no, io lo vado a far vedere perché magari uno dice, vabbè, dopo che ne apri 10, un giocatore che vale almeno un po' lo trovi. No, 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 niente, 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 vai da lei. Cioè, addirittura, diciamo, cioè, meno male, vi esempio, ho trovato 2000 crediti. Oh, ecco, vale più quello che qualche giocatore, fammi capire. Comunque, veramente, no, sia indecente, ma non sono nemmeno io quanti ne ho aperti, veramente tanti, 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 troppi, guarda. Devi. Poi non ti sto dicendo che ti devi incazzare perché comunque è un gioco e anche un po' di fortuna, però oddio, almeno una soddisfazione. Io sono sincero, nella mia storia, tra virgolette, anzi nella mia carriera, nelle mie statistiche, nelle mie pare di FIFA, l'unico giocatore che ho trovato che valesse un po' più degli altri, perlomeno un po' più della norma, fu l'anno scorso Lewandowski. Cioè, mi fa VIP. Quest'anno non ho trovato assolutamente niente, niente di eclatante da dire. Boh, è un rivale. Cioè, niente, niente. Guardatevi. Cioè, io. Boh. Perché poi io non è che pretendo di trovare Ronaldo, Messi, ovviamente poi se dovesse venire ben venga. Però non è che pretendo di trovare loro. Però magari un giocatore da dire, boia, cazzo. Ho speso 7.500 o 15.000 e lui magari ne vale tipo 40, 50.000, che non è in confronti a tanti altri, non so esaltante, però sarebbe una soddisfazione personale. Io ho aperto il pacchetto per trovare qualcosa di valido. Niente, niente. Ma che tanto per sprecare i crediti in maniera proprio. Sicuramente è coerente alla sfortuna che ho giocando, perché. Cosa che ho detto prima, posso garantirvi che a volte, sì, a volte merito di perdere, trovo avversari veramente forti. Altri ragazzi, o prendo gol del pareggio, addirittura sconfitto all'ultimo, o non entra una. Insomma, vabbè. Comunque, questa era la fine dei pacchetti. E ora, prima di lasciarvi, voglio, tra virgolette, farvi vedere una cosa che mi è successa. Tanto a proposito di sfortuna, per essere coerente e inerente a quello che dicevo prima. A quello che mi è successo una volta, tanto per finirvi le bellezze e farvi un po' chiarire, per chiarirvi un po' l'idea su quello che mi accade tuttora giocando a FIFA. E questo è grazie all'online, all'avversario, alla sfortuna, alla merda, non lo so. Questo è quello che succede. Guardate, allora, questa è la semplice azione, no? Che come sempre hanno go. Tra l'altro, una cosa aggiuntiva che voglio dire, ogni volta che battono loro, la maggior parte delle volte prendono così. Comunque, eccolo qui. Questo è Diego Lopez. Avevo bisogno del triangolo e ho detto, vai Diego Lopez, prendila così. No, questo è quello che ha fatto. Ma mi sembra normale, no? Se è simile. Per curiosità, è normale prendere gol così? E è normale prendere gol tutte le volte perché non sa cosa faccia. Non solo la difesa, ma anche il centrocampo. Tutte le volte che il mio avversario batte calcio di inizio, insomma, dal centro. Tutte le volte prendo quasi gol, non così, ma in quel modo lì. Per il giocatore che ci ha scartato tutti, davanti al portiere, che addirittura a volte prende gol sotto le gambe, gol. È normale. No, questa è la sfortuna che ho. E questo è un esempio plateale, credo. Vabbè, via. Allora, prossimo appuntamento, spero veramente di mantenerlo, perché ci tengo tanto, soprattutto a voi, e essere corretto nei vostri confronti, appunto. Ci rivediamo martedì. Non voglio dire mercoledì, martedì, martedì. Martedì non so a che orario, credo magari forse massimo nella serata, insomma, dopo cena per capirci. E
E niente, mi dispiace purtroppo non aver fatto il classico video live, telecronaca, come cazzo si chiama, oggi, ma vi aspetto, aspettate qualche giorno, ecco, vi aspetto martedì. Vi ricordo, prima di lasciarvi, di mettere, se volete, mi piace al video, di condividerlo, ma soprattutto iscrivervi al canale, così rimarrete aggiornati sulle stronzate che carico, che dico e che faccio, bro, tutto. Va bene, via, detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.